È una rovina. Dove vanno questa gente? Le famiglie. Tra 5.000 e 6.000 esuberi, questi numeri che pesano sul futuro dell'Ilva di Taranto, questi tagli e lavoratori che hanno presentato entrambe le cordate che vogliono acquistare il siderurgico, da una parte il gruppo ArcelorMittal Marcegaglia, dall'altra l'Indiani Jindal, gruppo Arvedi e Cassa Depositi e Prestiti. Il dimezzamento della fabbrica significa fare un salto nel buio. Cosa significa 5.000 esuberi per Taranto? Una morte di Taranto. Siamo a Taranto, al quartiere Tamburi, a due passi dagli impianti. Qui tra i palazzi spuntano le ciminiere, qui si vive di Ilva e con l'Ilva. Questi imprenditori che vengono e ci deturpano di posti di lavoro, ci deturpano sull'ambiente. Ma lei vive ai Tamburi? Sì. Come si vive qua? Male. Le pareti qui sono nere? Sì. Perché sono nere? E la polvere delle auto? No, che polvere delle auto, questo è inquinamento. Inquinamento, qua siamo male combinati. Se lei vede le trichise che ci stanno sul quartiere, sono diventate delle panetterie, sforano e infornano la morte a terremoto. Negli anni il Comune e la Regione hanno anche presentato un progetto per radere al suolo le case parcheggio di questo quartiere, per fare una foresta urbana sino al siderurgico. Ma ancora mandavano in terra, perché teniamo le scorte, le scarabocce, un macello. Io ho avuto mia figlia che ha avuto un tumore ai polmoni. Lo so che inquina, però a perdere pure il lavoro delle persone è pure male. I licenziamenti, un danno oltre la beffa. Qui c'è rabbia, quasi in ogni famiglia c'è un malato di tumore. Pesa su questo quartiere un'ordinanza sindacale in cui si vieta ai bambini di giocare all'aperto e solo qualche settimana fa l'ASL ha invitato i cittadini a restare chiusi in casa e a non aprire le finestre in determinate ore. Vedete? Qui è tutto nero. Qui è tutto minerale. Certi giorni non si può neanche respirare, quindi dobbiamo stare con le finestre chiuse e tenere i bambini in casa. La questione SUBE rientra a gamba tesa nella campagna elettorale di Taranto, dove ci sono 10 candidati sindaco, tra questi anche l'ex procuratore generale Franco Sebastio, titolare dell'inchiesta Ambiente Svenduto. Ci sono dei candidati sindaco che hanno avuto a che fare con le note vicende del siderurgico degli ultimi anni, questo dovrebbe far riflettere. Intanto i sindacati hanno proclamato per domani 4 ore di sciopero, proprio quando ci sarà il nuovo incontro al Ministero. Allora, saluto Giovanni Doselli di Fratelli d'Italia, consigliere regionale di Toscana, ben trovato. Grazie. Riparto dal senatore Mineo, vi chiedo solo di essere veloci perché veramente vorrei ascoltarvi tutti, ho tanti temi da proporvi.